del fuoco, appunto. Allora, sentiamolo, sentiamolo. Ora basta, non ce la facciamo più. Vogliamo che questo messaggio arrivi a Roma con forza, partendo proprio dai territori. Noi siamo i vostri pompieri, siamo le persone che vi proteggiamo e chiediamo al sindaco, al consiglio comunale, al consiglio regionale di farsi carico dei loro figli e di aiutarci a proteggervi. Anche davanti alla prefettura di Trieste, come è accaduto nel resto del paese, vigili del fuoco in presidio per rivendicare sostanzialmente un dato. Chiediamo che capiscano che vogliamo essere equiparati agli altri corpi dello Stato. Questo è il nostro obiettivo, perché altrimenti la nostra dignità viene a ledere. Quindi credo che lo Stato deve capire questo. La manifestazione è culminata a Roma, in piazza Montecitorio, e vuole rendere note alla cittadinanza alcune delle condizioni in cui i vigili del fuoco sono costretti ad operare. Cose che rivendichiamo da 30 anni. Facciamo un esempio, Trieste, visto che stiamo parlando di Trieste, 30 anni fa aveva tre partenze, più tutti i carri di supporto, botte, scala, gru, scusatemi i tecnicismi, ma si possono capire. Oggi abbiamo una partenza e non tutte le volte riusciamo a fare botte e scala, ossia o abbiamo la scala operativa o abbiamo la botte, dobbiamo far saltare i uomini da una parte all'altra. Non ne parliamo se c'è un'emergenza o se capita un'emergenza, ad esempio a Pordenone, che dobbiamo andare ad aiutare, come sta avvenendo in questo momento per l'acqua alta. I pompieri a Trieste hanno una media di 50 anni. Noi non abbiamo un'assicurazione infortuni, cioè tutti i lavoratori hanno l'INAIL, noi non ce l'abbiamo. Allora, queste le parole appunto dei rappresentanti dei Vigili del Fuoco, tanto cuore e poche tutele in piazza anche a Trieste, la delusione dei pompieri, la delegazione sindacale ha poi incontrato sindaco e prefetto, queste le parole che abbiamo sentito. Mentre Allianz. Al momento in regione c'è una strana situazione. C'è una specie di, diciamo, revival della protezione civile a scapito o perlomeno a sostegno, dicono, dei vigili del fuoco. C'è molte funzioni svolte dai vigili del fuoco, le faccio un esempio banale, gli incendi boschivi sono state prese in carico dalla protezione civile. Ora io non so se, perché non sono un esperto della materia, ma non mi pare che la protezione civile abbia degli organici, tra virgolette, militarizzati e coordinati come i vigili del fuoco. Certo. E a Muggia poi la protezione civile ha un distaccamento suo, non è che sia la protezione civile nazionale o altro. Per cui questa frammentazione di responsabilità, questo spostamento di persona, di responsabilità da un nucleo di forze dell'ordine, chiamiamole così, mi permetta il passaggio, Certo. istituzionalizzate, esperte e altro, viene trasferito a una struttura che sicuramente non può competere con i vigili del fuoco, perché mi pare impossibile che riescano ad avere la stessa organizzazione. Per cui credo che questo possa essere visto come un campanello d'allarme e per rivedere un attimo le posizioni su quella che è la protezione civile. Sono rimasto un po' allibito. La protezione civile gli hanno comprato delle motociclette enduro per andare a fare questa è una cosa che è successa l'anno scorso, per andare a fare l'assistenza nei luoghi impervi dove solo una moto da cross può arrivare. Insomma, mi pare che si stia troppo esageratamente valorizzando un qualcosa che è assolutamente meritorio, è una struttura assolutamente valida. Io ho molti amici all'interno della protezione civile, quando ci sono i terremoti, sono andati, hanno fatto, quindi tanto un grande plauso alla protezione civile. Però mi pare che venga in questo momento situata in una posizione che la mette in difficoltà, quindi a un certo punto non si avranno più né i pompieri né la protezione civile. Ecco, tra l'altro c'è anche il discorso proprio dei pompieri che erano in piazza ieri, mentre continuiamo a vedere le immagini dell'inizio, diciamo così, del fenomeno dell'acqua alta a Muggia di ieri sera. Sono scesi in piazza dicendo: noi non abbiamo nemmeno l'INAIL, cioè Sì, non non abbiamo hanno nemmeno linea, un'assicurazione non hanno medica, l'assicurazione, insomma, no? Che no. considerando il lavoro che fanno. Ma da medico ne ho curati tanti e devo dire che hanno tutti un'impronta molto comune che è il disprezzo del pericolo, cioè si affrontano i pericoli con competenza ma senza grandi timori. E la capacità di dare prestazioni anche fisiche e personali molto forti, cioè sono tutte persone molto preparate, molto attente. E in effetti,
se torniamo alle cronache, non mi pare che i pompieri abbiano dato adito a polemiche critiche negli ultimi 20 anni, parlo. Cioè, sono un corpo che è stato sempre immune da critiche. Altri corpi possono aver avuto i loro up and down, certo. Però pompieri proprio siamo stabili. Quindi mettere in crisi un servizio come i pompieri trovo che sia perlomeno improvvido, poco previdente.